C'è necessità di norme più severe di fronte al teppismo di gruppi della sinistra, che poi la sinistra parlamentare non ha condannato con la dovuta chiarezza. Serve quindi essere ancora più netti nelle scelte di campo, da un lato impedendo comportamenti violenti, punendoli in maniera più severa, garantendo a tutti il diritto di manifestare pacificamente, come avviene in un paese che vede migliaia e migliaia di manifestazioni giustamente tutti gli anni, tutti i giorni, senza che però appunto debbano dar luogo a violenze come quelle che abbiamo visto sabato e che non vorremmo si ripetessero nei prossimi giorni, perché se ne annunciano altre dallo stesso tono. Io ho constatato silenzio, non credo che siano d'accordo con i comportamenti dei violenti, la complicità richiederebbe una sorta di condivisione di condotte, ma il silenzio è molto 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 grave e quindi già questo per me è sufficiente per un giudizio critico. Non è che tutti quelli che sono venuti a Roma hanno agito in quella maniera, però c'era un numero sufficiente per determinare 34 feriti tra le forze dell'ordine, un disordine nella città, e quindi io mi auguro che vengano tutti identificati con le immagini, con le riprese e sanzionati come di dovere. Conosciamo gruppi violenti di cui non si capisce la impunità sostanziale, perché forse la magistratura si distrae e non si occupa di problemi così gravi.